Bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione sanitaria e con la salute. È ancora con noi il dottor Luigi Torchio, in questo caso in veste di medico dello sport. Buongiorno a tutti. E dottore, lo sport può essere considerato uno strumento per prevenire le malattie? Se sì, quali? Forse facciamo prima dire tutte le malattie che si creano in seguito alla vita sedentaria. Comunque dico soltanto che l'OMS ha dichiarato la vita sedentaria come uno dei principali fattori di rischio per la salute, addirittura quasi paragonabile al fumo. Quindi la sedentarietà favorisce ovviamente l'invecchiamento fisico, favorisce tutta una serie di patologie cardiovascolari, tutte le malattie del metabolismo e quindi diabete, ipertensione, quindi pressione alta, soltanto per dirne alcune. E l'attività fisica dovrebbe essere praticata con regolarità fin da piccoli e la nostra società dovrebbe veramente porci nelle condizioni di ritenere lo sport come una medicina quotidiana. Le dirò per dire proprio l'ultima cosa che se io potessi modificare qualche cosa nel sistema scolastico, introdurrei obbligatoriamente dalle elementari al liceo un'ora o due alla settimana di educazione allo stile di vita e anche alimentazione, pronto soccorso e tutte queste cose che non si fanno da nessuna parte, che ci colgono poi spesso impreparati. È vero, però dottore, il panorama di fitness, Pilates, Zumba, step, ginnastica posturale, allenamento funzionale, insomma, le offerte sono tantissime, forse sono anche un po' delle mode in alcuni casi, ma come fa una persona ad orientarsi in tutta questa offerta? Allora, innanzitutto l'attività fisica deve essere fatta con una certa intelligenza, quindi noi dobbiamo scegliere un'attività aerobica che ci permetta di allenare il sistema cardiovascolare e respiratorio. E queste sono le classiche attività come la corsa, il ciclismo, il nuoto stesso, che possono essere portate per tempi abbastanza lunghi, ad un ritmo medio, e danno questo allenamento proprio sul cuore, sulla respirazione. Dopodiché dovremo introdurre una tecnica, e lei ha citato il Pilates, io parlo di yoga insegnando yoga, ma fondamentalmente una tecnica che ci permetta di ritardare il progressivo irrigidimento delle nostre articolazioni, che è caratterizzato ovviamente da immobilità poi nell'età adulta, con disabilità varie anche senza malattie gravi. Quindi noi dovremmo introdurre o il Pilates o lo stretching o lo yoga almeno altre 2 volte alla settimana, a meno di non fare 10 minuti, un quarto d'ora tutti i giorni, proprio per un mantenimento in efficienza di tutte le nostre articolazioni, ossa e muscoli. Anche perché le tensioni nervose creano delle forti contratture muscolari che poi originano mal di schiena, lombalgie, sciatagie, cervicalgie, dolori alle giunture in generale. Dopodiché uno può anche dire, ma una volta che io faccio uno sport di allenamento cardiovascolare, faccio il mio stretching o il mio Pilates e quindi allungo i muscoli, mantengo le articolazioni mobili, posso fare qualcosa che mi dia un po' di euforia. Allora, se andiamo verso gli sport in abbinamento alla musica, aumentiamo molto la serotonina. E possono essere considerati anche degli sport aerobici, quindi se la persona non ama correre perché vive in città e preferisce fare 2 o 3 ore alla settimana di zumba, movida, step o quello che sia, allora è un'attività aerobica ad alta produzione di serotonina, quindi che ci induce al buon umore, oltre a permetterci uno scarico e un buon allenamento. E quindi possiamo benissimo abbinarla allo stretching, al Pilates o allo yoga per avere un effetto generale. Forse manca ancora un'ultima cosa perché c'è molto interesse nella società d'oggi a prevenire l'osteoporosi. Un tanto, diciamo, di interesse viene dalla necessità di sopperire a questo invecchiamento della popolazione e tutti gli acciacchi dell'età perché è direttamente proporzionale all'età. L'altro forse è legato alla scorretta alimentazione, proprio allo stile di vita che ci porta ad aggravare questa malattia. L'osteoporosi è una delle poche, diciamo, patologie che richiede un certo sforzo osseo, quindi per curare l'osteoporosi bisogna lavorare con un minimo di carico e qui ci vuole un osteopata, un fisioterapista o anche solo un personal trainer esperto che possa, una persona anziana o anche meno anziana, curare
condurla con una scheda di lavoro utilizzando pesi leggeri, ma l'osso deve essere utilizzato perché abbiamo visto che gli astronauti, per esempio, dopo 2 o 3 mesi in assenza di peso tornano con l'osteoporosi accentuatissima. Quindi vuol dire che noi comunque il nostro corpo lo dobbiamo utilizzare, e un moderato esercizio con i pesi 2 volte alla settimana riduce l'incidenza di questo problema. Allora, le faccio un esempio. Se io lavoro fuori casa, ho tutta una serie di problematiche, non ho il tempo di andare a iscrivermi in una palestra, allora decido di svegliarmi al mattino presto o di andare alla sera tardi a correre. In questo caso è un atteggiamento corretto, oppure ogni sport richiede un ambiente idoneo, un orario adatto per praticarlo? E se sì, perché? Allora, l'orario, il mattino appena svegli, diciamo, fare attività fisica è estremamente importante per togliere non solo la ruggine della notte, allungare la muscolatura, ma anche per liberare quegli ormoni dell'energia che al mattino stentano un po' a riprodursi. E quindi l'attività fisica mattutina è ideale. L'attività serale la si fa più che altro perché manca il tempo, allora quando si finisce l'attività lavorativa si va in palestra, può anche andar bene, meglio che non farla, però sicuramente andiamo a alzare gli ormoni dell'energia e del buon umore ad un orario dove dovremmo invece rilassarci, per cui l'attività serale potrebbe disturbare un po' il sonno delle persone che sono un pochettino più predisposte a questo problema. Sicuramente l'ambiente dovrebbe essere adatto, quindi lo sport all'aria aperta è ideale, però bastano 4-5 metri quadri, veramente un fazzoletto in una camera. Oggi abbiamo un sacco di tutorial sul web che ci possono essere utili per fare attività fisica, e quindi a partire dal mattino, dai risvegli muscolari, allo yoga, al saluto al sole, ai 5 movimenti tibetani, che sono tutte tecniche mattutine. Tutte queste cose dovrebbero essere fatte magari prima di colazione, e sicuramente impostate al mattino danno un'altra energia alla giornata. Ma c'è un'età, o meglio un limite di età minimo e massimo per praticare sport? I limiti minimi direi non ci sono, perché i bambini, il loro sport è di gattonare quando ancora non camminano e sono sempre in movimento. I limiti massimi sono legati alle nostre malattie gravi, ma paradossalmente più si è anziani più bisognerebbe praticare sport, ovviamente nella misura moderata e adatta all'età, perché se un giovane sta un anno senza fare attività sportiva, diciamo, non gli farà bene, ma non accumula delle gravi patologie. Una persona di 80-85 anni che sta un anno completamente in sedentarietà può perdere addirittura le funzioni fisiologiche e anche soltanto l'alzarsi da una sedia. Quindi paradossalmente le palestre dovrebbero essere piene di persone anziane che dovrebbero allenarsi con molta moderazione, con un tipo di attività fisica che diventa più quasi fisioterapica, ma che sarebbe fondamentale proprio per ritardare gli effetti negativi dell'invecchiamento, tutti i problemi alle articolazioni, alla schiena, non soltanto, ma anche migliorare il deperimento neuronale, quindi il deficit del cervello, perché comunque lo sport, anche il ballo, se vogliamo spezzare una lancia a questo favore, che richiede una coordinazione neuromotoria e un allenamento per i neuroni, che purtroppo muoiono con l'età e ci portano poi verso la demenza. Quindi l'allenamento fisico nello sport, o nello sport, come ho già detto, in abbinamento alla musica, è fondamentale, dovrebbe essere addirittura incrementato con i ritmi giusti, ovviamente, man mano che si invecchia. Ma praticando dello sport bisogna cambiare anche il tipo di alimentazione? Il tipo di alimentazione è fondamentale per la salute, quindi qui dovremmo aprire un capitolo enorme. Diciamo che fondamentalmente noi dobbiamo alimentarci in maniera corretta, da essere entro un 10% del nostro peso di tabella, del nostro peso forma di tabella. Anche se alcune persone possono portare un leggero sovrappeso senza problemi di salute, altre persone invece manifestano subito rialzo di colesterolo, trigliceridi, glicemia, eccetera, eccetera. E l'alimentazione ovviamente nello sport deve essere adattata, in quanto bisognerebbe non esagerare con i carboidrati la sera, ma questo rimane una regola valida comunque per chiunque,
caricare un pochettino le proteine la sera, perché quando il corpo si riposa mette in atto tutti i processi di riparazione muscolare che necessitano proprio le proteine, mentre i carboidrati, che sono diciamo i primi piatti, che sono la fonte di energia, dovrebbero essere concentrati a colazione e a pranzo, quando noi abbiamo in effetti tutta la giornata avanti e quindi abbiamo bisogno di energia. Mettere energia la sera, quindi riempirci di carboidrati la sera e trascurare le proteine, invece questo è un errore, perché ci porterebbe ad ingrassare e a ritardare anche il recupero muscolare. Sul fatto delle proteine, una brevissima parentesi: l'orientamento attualmente è quello di ridurre le proteine animali, e noi sappiamo che le proteine animali sono in relazione, avendo tanti fattori di crescita, parliamo anche di latte derivati, uova, carne e via dicendo, hanno tanti fattori di crescita, tanti ormoni che possono incrementare certe patologie, quindi dovrebbero essere limitati a favore di proteine di origine vegetale, e quindi legumi, soia e via dicendo, in modo da avere un buon equilibrio, sempre però mantenendo la quota proteica fondamentale. Dottore, devo interromperla perché il tempo a disposizione è terminato, ma concluderemo questo discorso ancora in un'altra puntata, perché penso che possa essere di grande interesse per i nostri telespettatori. Quindi la invito a un'altra puntata della trasmissione Volentieri. In salute, e invito i nostri telespettatori a seguirci alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.